qui insieme con due suoi diocesani per presentare il secondo volume di Fides et Pax. Il primo è stato pubblicato già un anno e mezzo fa, ha avuto un discreto successo, molte persone si sono complimentate e hanno chiesto di continuare a leggere i discorsi che lei durante il suo lungo episcopato ha scritto e pronunciato durante le omelie. Ed ecco che il secondo volume di Fides et Pax è un'antologia delle cose che lei ha lasciato scritte, soprattutto sono raccolte nella rivista diocesana e in alcune lettere che lei ha dato a tutta la diocesi. Ebbene, in questi brani di antologia noi troviamo un riferimento soprattutto al magistero perenne della Chiesa. Il mio proposito pastorale l'avevo formulato nel giorno appunto della mia ordinazione episcopale. Quando di fronte alla parola di Gesù che diceva non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, Cristo. Non fatevi chiamare padri, perché uno solo è il Padre vostro, quello che sta nei cieli. Di fronte a questa parola, a questa ammonizione, mi dicevo, ma allora io, diventando vescovo, sarò chiamato, avrò il compito di essere maestro. Come mettiamo questa cosa? Mi sarò chiamato maestro e sarò chiamato padre. E la mia risposta era, avrò titolo di essere chiamato maestro solo se riproporrò, se dirò la parola e l'insegnamento di Cristo, non la mia parola. Quando poi, di fronte a questa considerazione mia, mi sono imbattuto nella considerazione di Sant'Agostino, dove parlando dei pastori, di quali sono i compiti dei veri pastori, dice: il pastore vero che vuole pascere il gregge di Cristo non deve dire parole sue, ma deve proporre solo la parola della verità e della vita che è Cristo. Ecco, ho cercato di adempiere questa missione di maestro, ma in quel senso, e di essere attento a non ricorrere a considerazioni di carattere umano, di non ricorrere mai a sapienza umana, a sapienza di questo mondo, ma solo alla sapienza divina che viene dall'assidua meditazione e approfondimento della parola che è Cristo, perché Egli solo ci rivela davvero il Padre, Egli solo ci rivela tutta la verità dalla quale scaturisce anche la vita e la vita eterna. E allora sì, permettetemi di dire l'espressione latina di Sant'Agostino: si nostra dixerimus, pastore serimus, pascentes nos, non obes, non obes, non crece. Se noi diciamo le nostre parole, noi saremo dei pastori che pascono, che nutrono se stessi, ma non certo il gregge di Cristo. Eccellenza, ai giovani del liceo classico di Albenga spiegò qualche anno fa che la possibilità di avere sacerdoti sposati non avrebbe mai costituito un avvicinamento ai problemi e alle necessità dell'uomo di oggi, piuttosto un impoverimento, così diceva. Oggi l'istituzione più attaccata è quella matrimoniale, eppure, per assurdo, alcuni, anche religiosi, urlano che il celibato dei sacerdoti vada abolito. Ma che modo di pensare è questo? La vicinanza del sacerdote ai suoi fedeli avviene quando è chiaro che il sacerdote, con la sua parola, con il suo comportamento, con il suo modo di vita, con il suo modo di vivere, è tutto dedito al regno di Dio. Il celibato sacerdotale non avrebbe senso se non fosse vissuto per il regno di Dio, per migliorare la capacità del sacerdote di trasmettere ciò che appartiene al regno di Dio.
perché tutto deve essere orientato al regno divino. La vita dell'uomo non avrebbe senso se fosse orientata soltanto alle cose di qua giù. Perderebbe senso, valore e non meriterebbe più di avere tutta l'attenzione che dobbiamo avere in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento dell'esistenza dell'uomo. Da poco eletto vescovo dal Benga nel 1990, qualora il più giovane vescovo d'Italia, pronunciò una mirabile omelia in San Pietro in Ciel d'Oro, a Pavia, per la festa di Sant'Agostino. De fatto, fu il discorso programmatico del suo ministero episcopale. Ricordando il dottor Grazie, lei ha spiegato che il soprannaturale non è il compimento massimo di ciò che è insito nella natura dell'uomo e che, privata della sua dimensione soprannaturale, l'azione della Chiesa decade perché fuori dall'ordine del piano di Dio. Eccellenza, che cosa deve dire e dare la Chiesa all'umanità? Nel mio episcopato è stato costante impegno annunciare la realtà soprannaturale, ciò che viene da Dio per sua ammirabile volontà, per suo disegno eterno. All'uomo, non, da parte di Dio, non viene solo ciò che la natura dà, che è pure creazione divina, come abbiamo sottolineato prima, ma soprattutto tutto ciò che riguarda il raggiungimento poi della vita eterna in Dio. E tutto questo è qualcosa che non è dovuto all'uomo. La visione di Dio così come Egli è, non è qualcosa dovuta alla natura umana, ma è un dono, un puro dono di Dio, una chiamata divina. Ora, se si perde il senso di questa realtà soprannaturale, non ha più senso parlare neppure di vita cristiana, non ha più senso di parlare di somiglianza a Cristo, non ha più senso nulla di ciò che la Chiesa, in quanto Chiesa, deve compiere, come dicevo già prima, parlando del celibato, annunciando in tutti i modi, con le parole, con le opere, con i comportamenti, il regno di Dio, la realtà soprannaturale del regno di Dio. Oh sì, grazie di aver ricordato quella omelia, perché ripeterei esattamente la stessa cosa e ne farei anche oggi e sempre, lo stesso programma di vita episcopale, di ministero episcopale. L'afflusso degli extracomunitari dovrà essere meglio regolarizzato di quanto non lo sia stato in passato e non lo sia al presente, ma poco si potrà fare finché non si avrà una corretta mentalità e attitudine nei loro confronti, finché non si lavorerà in positivo per un autentico aiuto al loro buon inserimento, offrendo validi ed ordinati punti di riferimento. Così Eccellenza lei scriveva nel 1993. Oggi l'immigrazione è tra i principali drammi. Non siamo lontani da immaginare una nuova tratta di schiavi e l'attacco più tremendo alle radici cristiane dell'Europa. Anche oggi, e con ancor più grande convinzione, scriverei quelle parole. Perché il fenomeno dell'immigrazione deve essere certamente regolamentato, deve essere ben governato. Altrimenti non è utile, non è bene per nessuno, come sta purtroppo avvenendo in tante parti e soprattutto anche nella nostra Europa, proprio a causa di queste migrazioni non regolate, non controllate. Ma attenzione, questo ci deve portare a pensare che finché non si aggiusteranno in positivo le cause negative che generano tutto questo fenomeno di movimento di membri di comunità lontane da noi e che non possono essere accolte per ricevere tutto quello di cui hanno bisogno per poter crescere. Ebbene, le cause devono essere affrontate e la comunità internazionale soprattutto. Perché avvengono questi movimenti di massa?
ci sono delle guerre, certamente in certi paesi, ma è mai possibile che la comunità internazionale per decenni e decenni assista quasi impassibile agli avvenimenti che producono questa movimentazione, che producono la migrazione incontrollata, non regolata, e della quale purtroppo molti forse approfittano per i loro interessi anziché per dare vero aiuto ai nostri fratelli che sono davvero nella necessità di trovare una nuova sistemazione di vita, ma devono essere aiutati perché quella sistemazione di vita sia corretta, sia giusta, sia buona, non sconvolga le comunità che ricevono, perché le comunità che ricevono meritano da parte dei migranti il grande rispetto che noi vogliamo dare anche verso i migranti che siano davvero nella necessità di migrare, non nel desiderio di evadere dalla loro realtà originaria. Eccellenza, in una nota del 1994 lei diceva: i cattolici in politica non possono accontentarsi delle brave persone. Il cattolico non si può spogliare della sua realtà di cattolico, delle sue convinzioni più profonde, delle verità e dei principi in cui crede, in nessuna circostanza, neppure quindi quando è chiamato come cittadino, membro della città terrena, ad esercitare le sue scelte o ad assumersi pubbliche responsabilità parlamentari o di governo. Chi assume responsabilità parlamentari o di governo, chi assume delle responsabilità pubbliche all'interno di una comunità, deve certamente essere persona onesta e giusta, ma per esserlo totalmente deve avere anche delle convinzioni forti e giuste. Forti e giuste. E pertanto il cattolico sa che per avere convinzioni forti e giuste deve fare riferimento alla dottrina della Chiesa, deve fare riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, dottrina sociale della Chiesa che è stata proclamata dal Santo Padre, dal Santo Papa Giovanni Paolo II, è forma di vera evangelizzazione. Deve condurre dunque l'evangelizzazione a chi? Se non alla dottrina di Cristo, se non all'insegnamento di Cristo. Un cattolico che dimentica queste verità non può essere un buon cattolico in politica, anche se magari per certi aspetti vuole essere il più giusto e il più buono possibile, il più onesto possibile. La somiglianza a Cristo crocifisso, sacrificato, offerto, è la somiglianza a Cristo risorto, perché solo attraverso di Lui si può avere la vita divina. L'intima unione con Cristo va perseguita senza sosta, con tutti i mezzi della grazia, con tutti gli esercizi di pietà. Eccellenza, lei è stato famoso in tutto il mondo per la cura e l'amore per le vocazioni. Ha avuto particolarmente a cuore il seminario di cui stilò il nuovo regolamento. Che cosa ci dice di questo carisma? Non vorrei parlare dei miei carismi personali, perché se ci sono stati, e lascio a voi giudicare, sono stati dono di Dio. E sono stati frutto anche di una educazione che ho ricevuta attraverso la mia famiglia o attraverso la mia adorata mamma. Ma è poi attraverso un'educazione che ho ricevuto in un seminario che aveva al centro tutto ciò che riguarda Gesù Cristo, che fondava la formazione dei futuri sacerdoti non soltanto su elementi di formazione umana, di formazione che si può ricevere da accorgimenti di psicologia o altro, ma soprattutto dai mezzi soprannaturali della grazia,
Non è possibile una vera, giusta formazione umana senza l'aiuto della grazia divina. Ecco, questo che ho ricevuto nel mio seminario, questa visione della formazione che deve inculcare un seminario per preparare i futuri sacerdoti, ho cercato di farla rivivere anche nella mia diocesi diventato vescovo. E ne sono felice, ne sono contento. Nella regola di vita per i seminari avevo introdotto proprio, avevo fatto una piccola aggiunta che riguardava proprio questa necessità di basare anche la formazione umana sui mezzi soprannaturali della grazia. Grazie Eccellenza del tempo che ci ha concesso, speriamo allora che questo secondo volume di Fides et Pax abbia una buona distribuzione e dei buoni lettori come ha avuto per il primo volume. E chiediamo ancora la sua benedizione. Con tutto il cuore, perché un vescovo sempre deve benedire ciò che è buono, ciò che eleva lo spirito, ciò che conduce a Dio. Sì. Bene. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spirito tuo. Sit nomen Domini, benedictum. Ex omnunque etusque in seculum. Adiutorium nostrum, in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Per intercessione, Beatissima Virginis Maria, Matris Dei, benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ite in pace. Deo gratias. Giocate per me. Grazie. Grazie, non so.